È vero, le truffe ci sono sempre state, però adesso stanno proprio esagerando, non sappiamo più come difenderci. Praticamente sul telefonino è un tentativo di truffa continua. Non sappiamo veramente più a chi rivolgerci. Sì, le associazioni dei consumatori, sì, ma qui ci vuole qualcosa di più incisivo. Allora, lo Stato da che parte sta? Io oggi su Libero ho raccontato due storie che ho vissuto. Una si chiama PackLink, è uno di questi broker che ti dicono il miglior prezzo per le spedizioni. Vabbè, faccio una spedizione, dopo un po' mi dicono: ah no, ma lei ha spedito un po' di più. Non è vero. Ma comunque, se tu mi dici che io ho spedito di più e dovrei pagare di più, sei tu che lo devi provare, non io. Ma arriva il primo avviso, gli dico: no, guardate che state sbagliando voi. Al terzo tentativo ho detto: vabbè, pago, ok, pago. Gli mostro il pagamento, ok? E questi continuano. PackLink, non utilizzatelo, vi do un consiglio, non utilizzatelo. Un altro, Europcar, vado a noleggiare la macchina, faccio il massimo dell'assicurazione così non ho rotture di scatole. Gliela riporto, la prendo a Linate, gliela riporto a Milano in via Galvani, ok? Quando è il momento della chiusura del noleggio, firmo, lascio, mi arriva il verbale e mi dice: il cliente è stato coinvolto in un incidente. No, non sono stato coinvolto in nessun incidente. Ed è coinvolto una terza persona. No, se non ho fatto un incidente non può essere coinvolto una terza persona, no? Allora glielo dici, guardate, questo lì è un tentativo di truffa, state attenti. Quindi rimandatemi il verbale, è corretto. L'hanno mandato? No. Poi però ti mandano le mail dicendo: ci può dire se è soddisfatto del servizio? Ma per piacere! PackLink e Europcar.